Signori miei croccanti e guerrafondai, abbiamo a che fare con una bes convertita al volere dei crocchi. Idiota, tuo nonno. Allora, signori, ben ritrovati su Battlefield 1. Io non riesco a spottare la gente perché non so come si faccia col maledetto binocolo. Comunque, due soldati e un mezzo pesante, un'altra bes. Io direi di cominciare col fare fuori questi tizi. Attacco sorpresa ci aiuterà. Ricarica, 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 ricarica. Ok. Disattivalo, dai, dai, dai. Dai, prima che parta. È già morto, non va più. Adesso. Allora, butta giù la casa. Sono dentro quei due coglioni. Ok, uno è andato. Vabbè, quel colpo lì dove è finito? Benissimo. Allora, però passare attraverso questo villaggio non sarà semplice. Dovremmo un po' alternare il carro a dare occhiate a piedi per cercare punti di interesse, sicuramente. Qui sembra libero. Cerchiamo. Ah, cazzo, altri carri. No, quello lì è rotto, va bene. Dobbiamo sempre cercare, secondo me, di tenere almeno un edificio nelle vicinanze che ci faccia da scudo in caso di evenienza. Ah, tipo adesso io mi metto qua dietro, guarda. Merda, carrino! Carrino! Bella! Porca Allora, cari crocchi, vi piace? troia che tiro! Gli abbiamo anche rotto il cingolo, non si muove più. Porca Quel piccolo bastardo non vacca! ci scappa! Porca troia, è stato fichissimo! Fichissimo, però non facciamo troppo. Oddio! C'è il cugino! Sono agili! Merda! Dai, 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 dai. Benissimo, dobbiamo beccarli di lato e spaccargli i cingoli a questi. Ok. Sì, ma il problema, carro distrutto, è che c'è una postazione fissa, secondo me. O è un altro carro. Ok, andiamo, presto. Era un altro carro? Piccoletto. Può essere. Bastardi. Mamma mia. Ma se io volessi. Ecco. Se lì ci sono dei cecchini. Prevenire è meglio che curare, no? Vacca troia. Che figata. Sarebbe bello come DLC poter mettere gli AT-AT nella campagna di Battlefield 1, che sei qua che combatti e arriva l'AT. Comincia a tirare giù tutto il paese. Ma che cazzo? E i crew che fanno, ma che cazzo è sta roba? Mi spacco tutto, cazzo non mi frega. C'è della gente qua, sono sicuro. Li sento parlare in cuffia. Oh cazzo, un carro armato passerà di qua. Che cacchio. Allora, là c'è della gente. Oddio, non ti avevo visto. Aspetta, no!
Pezzo Ottima di merda. Spara. Abbiamo sistemato. Un attimo. Sì, sì, spara con quello che va bene. Ok. Cosa fai in mezzo all'acqua che ti vengono i reumatismi? Ripariamo. No, 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 no. La distanza è giusta. Sì, sì, anche i proiettili che ci arrivano in fronte. Sei incastrato. E mi ha rotto il cingolo, godo. Carro, attenzione. No, no, vai tranquillo. Guardalo. Addio. Abbiamo un vantaggio tattico. Bye bye. Grazie. No, sono sempre io comunque che guido e sparo, quindi non... Non diamo dei meriti agli altri, per favore. E questa è guerra, Cazzo, Austin Power, guarda. Faccio manovra col muletto. Dai, cazzo. Bellissimo, bellissimo la soddisfazione di questa campagna, mamma mia. Non vedo l'ora di fare l'alpino là. Voglio avanti Savoia. Allora, con calma. Sì, sì. Vado a dare un occhio se c'è qualche cosa di più allettante. Granata adesiva, vabbè. Non si appiccicano, no, queste non mi piacciono. C4. C4 della mutua. Questo ce l'ho già. Questa è una mega mitragliozza. Torna qui, ho fatto qualcosa di utile. Bella. 30 colpi. Bene. Sì, 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 mi piace. Ottimo! Merda, guarda chi arriva là! Di poco, proprio sul cingolo. Dai, cazzo! Certo, questa è un'area di raduno. Ci prepariamo a prendere campre. Io dico di tirare dritti! E poi... Che colgano tutti di sorpresa. Ecco, questa è una cazzo. Abbiamo l'iniziativa. Se saremo rapidi e decisi, potremmo fare la differenza. E va bene. Facciamolo, cazzo. Questa è veramente una citazione al soldato Ryan, quando trovano quella postazione fissa. Quando poi perdono il dottorino, poverino. Trovano quella postazione fissa e tutti, dai, giriamoci intorno, andiamo via, bla bla bla. E gli altri poi dicono, certo, così quando poi passa un altro plotone dei nostri, vengono segati male perché questi qui sono nascosti e non hanno avuto la fortuna come noi di avvistarli. Ci sto, missione suicida, ci sto, adesso distruggiamo il simbolo di Smallville qua. Somebody say... Ok, bruttissima animazione dalla distanza. Oh. Chi è che... Bestia! Bestia piccola! Cazzo, guardali come sono piccoli, veloci. Bastardi, no? Mamma mia. Comunque fanno un danno assurdo quei piccoletti lì, Cacchio di proiettili hanno? Cannone a rotaia montano. Già, la prima guerra mondiale. Porca... la madonna! Sonoro sempre eccezionale comunque, cioè siamo ad un livello inarrivabile per altri titoli, Attenzione ai mezzi corazzati! Dove? Tu dimmi dove però. Là ce n'è un altro, guarda. Godo. E però c'è dell'altro sicuro. Pallettrice fissa. Tanti saluti. Allora, che cretino quello lì. I lampioni voglio distruggere. No, i lampioni sono indistruttibili. Ah,
No, sono veramente indistruttibile, cazzo. Sì, ma dove passiamo noi è una tragedia, comunque siamo l'inferno in terra. Se più veramente fai più. Guardalo che stronzetto. Se mi ricarichi. Ok. Prego. Mi spiace per te, bel crocco. Questa signora è inarrestabile. Vola basso. Dai, per favore. Ma se stavi a casa collezionando francobolli tu, non è mica meglio. Dov'è che dobbiamo andare? Oh merda. Il ben posizionato per la difesa. Sì, va bene. Dagli una lezione. Guarda, guarda che facciamo venire la coda. No, cazzo. Bene. Guarda, guarda lì. Porca puttana. Via, 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 via. No, 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 no. No. Porca puttana. No. Dai, 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 dai. Via, via, via. Non si muove più. Ok. Che culo. L'avevamo ferito. Che culo. Fanculo. No, devo riparare, raga, perché sennò qua ci lasciamo la pelle. Ok. Ma quanto siete idioti voi a piedi? Ma basta! Fanteria pezzè. Oh! Che cazzo è l'agente Smith che passa tra i proiettili? No! No, amico, no! No, 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 no. Via. Via, via, via. Ok. Cazzo, 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 cazzo. Un altro giro? Sì, 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 ce lo facciamo. Che danno, madonna. Taglie! World of Tanks! Toh, stronzo! Grazie. Però... beccati il punto debole e vai subito a puttana. Ah, ma c'è una camionetta anche qua. Arrivederci. Dai, però esplodi, dai. Boh. Siete poi così invincibili, Non abbassiamo la guardia. Restiamo. Guarda quello là! Quelli lì li ho disattivati 2 ore fa, madonna. Li voglio beccare da lontano. Preso. Stagli addosso, stagli addosso! Ciao, ciao. Bruciate, crocchi bastardi! Madonna, la cattiveria. Preso. Bella. Che soddisfazione. Il contrattacco non resterà l'unico. Presto ne arriveranno ancora. No, adesso allora basta. Teniamo duro e combattiamo. Lasciamo che Bess faccia quello che sa fare meglio. No, ne arrivano altri. Cazzo. Una fortezza semovente. Portami a tiro. No, merda. Siamo a posto, muoviamoci. Cazzo. No, beh, ma cacchio. Ma sì, ma abbiamo appena fatto questi. Ma quanti me ne mandi? No. Preso. Si è fermato uno. Che culo. Cazzo. No, non si è fermato un cavolo.
Merda. Non vedo. Aspetta, facciamo così. Via, 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 via. No, 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 ho dato giù tutto, Cristo. Ho preso il lampione, beh, sicuramente. Porca vacca. Via, 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 via. No, sono potentissime quelle lì. C'è poco da fare. Dove siete? Eccoli. No! No! Una fortezza semovente! Portami a tiro! Si è rotto. Ah, cazzo, arriva il cugino! Speriamo che si siano incastrati. Sai che forse sì? Dio santo, che culo. Che culo che si è rotta. Ci sono anche i piccoletti che non riescono a passare perché c'è questo in mezzo. Muori. Non siete poi così invincibili, eh? Stronzo. Bene, ha rotto anche te. Il punto debole di questo è dietro. Quel piccolo bastardo non ci scappa. Oh mio Dio, che tensione. No, un altro di quei giochi che comunque va giocato a difficile, perché se no, cioè, saremmo immortali, okay, secondo me è normale. Preso! Allora, cari crocchi, vi piace? Non ho mai colpito anche tu, cazzo. L'abbiamo sistemato. Un momento, mi ammazza. Cazzo, quel piccoletto. Fatta, ragazza. Prossima fermata, signore? Edwards, andiamo! Ora, sì, però finisci le frasi. Pensare di poter crepare proprio adesso. Sto bene, ragazzi. È che mi sono divertito troppo. E ora muoio, via. Yeah. Va bene. No, perché no? Adesso succede qualcosa di brutto, per forza. Artiglieria! Guida, guida! Però che brutto stacco! Non ci credo, cazzo. Ce l'abbiamo combattuto come dei leoni. Siamo fottuti. Madonna, no! No, la perdita. Comunque è tutta incentrata sulla catastrofe, questa campagna qui. Mamma mia. Finora la felicità è durata ben poco. Momenti sereni. Ah no, vedi che mi aveva ferito con la baionetta, comunque con i tagli. L'avevo fermata con le mani, ma proprio la lama. E hai guidato così, minchia. Edwards. No, Albertone, dai. Cosa hai intenzione di fare? Pilota.
Andiamo a piedi. Beh, vabbè, dai. Ha lasciato i guanti lì. Da Bess. Che ci ha accompagnato questa avventura incredibile. Oltre 300 carri armati hanno preso parte alla seconda battaglia di Cambrai. Che all'epoca, cioè, 300 era un numero piccolo. La guerra si è conclusa un mese più tardi. Figa. Che sembra poco, ragazzi, ma un mese in quelle situazioni lì, cioè, come mille anni di pace, non passa più, non passa veramente più. Quando sei a rischio di morire ogni 3 secondi. Sangue e fango. Ah, abbiamo terminato quindi quello che riguarda il racconto dei carristi inglesi. Allora, in teoria dovremmo andare qui a fare appunto gli assi della prima guerra mondiale inglesi. Però abbiamo appena visto il carro. Io avanzerei l'ipotesi di spostarmi qui, a dirla tutta. Ci buttiamo sulle Alpi italiane, signori. Però nel prossimo appuntamento, naturalmente. Guarda che fico il soldato italiano. Allora, signori, io vi ringrazio sempre, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti.